locali perché poi loro hanno altri impegni nel pomeriggio, come è logico. I loro volti e i loro nomi li conoscete, qualcuno un po' meglio degli altri nuovi arrivati. Sono ovviamente a vostra disposizione per domande e curiosità di tutti i tipi sulla loro carriera, le loro aspirazioni, eccetera. Ovviamente l'unica cosa, soprattutto per Luca e per il nostro portiere Pisseri, dobbiamo avere l'accortezza di qualificarci anche come testata. Invece per Crisanto e per Eusebi, però anche, grazie. Ma scusate, per capirci, Crisanto e Pisseri, gli accenti? Pisseri, mi risultava così, però lo sentivo dire. Pisseri e Crisanto. Esatto. A Crisanto, Pisseri e Crisanto. Bene, grazie. Infatti mi ha sempre sbagliato gli accenti. Io no. Non abbiamo capito nulla. Esatto, buongiorno, Nino Serigari sul piccolo. Parto da Luca Parodi, che è l'ultimo come arrivo. Forse hai lasciato un ricordo brutto perché era solo un dispiacere, ma bello per la tua prestazione. Com'è nato questo avvicinamento? Perché ho letto anche delle parole di commiato nei tuoi confronti da Terni, molto belle, molto sulla tua persona, sul tuo impegno, sul tuo attaccamento. Quindi raramente quando uno va via se leggi queste cose così. Sì, mi ricordo anche io di quella partita, è passato, adesso è stato passato, adesso bisogna pensare a quello che sarà. L'avvicinamento è nato, penso, a maggio, giugno, appunto, ho sentito il direttore e c'è stato questo avvicinamento. Io da quella partita forse ho capito che piazza era questa. Sarà stata la cornice, sarà stato quello che un giocatore poi sente quando scende in campo. C'è stato già un bel ricordo da parte mia di questo, quindi è stato, tra virgolette, facile come decisione. Io a Terni sono stato bene, però penso che grazie al direttore Artico, al presidente, tutta la società mi hanno fatto sentire, ecco, un giocatore che può venire qua a far bene, quindi è stato semplice. Raimondo Bovone di Alessandria.it. Come esterno preferisci fare il quinto, fare il quarto o fare il terzo difensivo? No, io sono Di quinto, fascia. sì, quarto, terzino, quinto è indifferente, l'anno scorso ho giocato il quarto di difesa da terzino, tante partite ho giocato anche Forse hai a giocato più a 4 che a 3. 4 che a 3, però quando c'è stato da giocare 3-5-2 o 3-4-3 ho sempre giocato sulla fascia. La preferenza? A 5, però ormai dico, sono ormai 2 anni che gioco anche da terzino, quindi come bellezza del ruolo per me il quinto è più bello. L'idolo? Punto di riferimento del ruolo. Mi è sempre piaciuto Dani Alves, questi giocatori qui, abbinano entrambe le cose, non sono a quel livello. Più Dani Alves che Lick Steiner, per capirci. Sì. Grazie. Massimo Delfino alla stampa, con Eusebi ci siamo lasciati con 3 gol in 2 partite e tanti rimpianti, ma forse adesso c'è la voglia ancora più di ripartire con una squadra sulla carta ancora più forte. Sì, purtroppo la stagione scorsa è finita in quel modo e ci ha lasciato tutti l'amaro in bocca, però la cosa positiva di quella sera, che mi ricordo bene, era il dopo gara, quando stavamo lì, e c'eravamo tutti carichi per cercare di fare un'annata importante, un'annata per vincere questo benedetto campionato, perché sinceramente un conto è nascondersi, qua nessuno si vuole nascondere. Io penso che questa è una squadra che c'è anche un blocco importante l'anno scorso. Chi è arrivato è un giocatore, prima di tutto è un uomo, di cui mi hanno già parlato bene anche di Luca, di Pisseri, non mi ricordo bene il nome, scusate, ma sono arrivato da poco. Quindi siamo tutti qua per raggiungere quell'obiettivo. E niente, ho visto in pochi giorni, da una settimana che mi alleno, una squadra che
quella che i ragazzi che avevo lasciato dopo la partita, che erano un po' di dolore, rammarico e tutto quanto, lo trasformeremo in rabbia quest'anno per cercare di raggiungere quell'obiettivo che per tutti noi è fondamentale. Psicologicamente quanto può essere importante un contratto con un'opzione di rinnovo se arriva la B per dare quell'1% in più che magari può anche essere quello, insomma. Ma a me mi ha convinto, oltre il direttore, anche il presidente, che ringrazio tanto, perché quello è uno stimolo in più, un obiettivo che io, come tanti altri ragazzi che hanno questa situazione qua, vogliamo raggiungere, ma non soltanto per il semplice fatto di avere il contratto. Il problema è che portiamo una squadra in Serie B dopo forse 50 anni, forse qualcosa in più, e dopo tanti sacrifici sono stati fatti da questa proprietà, da tutta una serie di situazioni che conoscevamo anche 3 anni fa, quello che è stato che è successo. Quindi vogliamo portare questa città e questa società nella categoria che secondo me merita e ce la metteremo tutta. Siamo retrocessi 45 anni fa, comunque. Va Sì, bene, no, no, no. meglio 50, almeno quando faremo lo scalino abbiamo qualche un Alla vantaggio in più. grande, bravo. Quindi Eusebio si candida da trascinatore, No, ma l'uomo della garra. io penso che anche vedendo i ragazzi che sono rimasti, quelli che arrivano, hanno quel tipo di obiettivo, quindi qua saremo tutti trascinatori. Ovviamente abbiamo più responsabilità rispetto allo scorso anno, perché lo scorso anno siamo partiti un po' più in sordina, quest'anno anche tramite il presidente che si è esposto, uno dei tanti giocatori, quindi abbiamo qualche responsabilità in più che fa bene, perché quando giochi per vincere è diverso che quando, come giochi per vediamo come andrà. E quindi ecco, siamo tutti qua pronti a prenderci le nostre responsabilità e cercare di fare quest'annata che per noi deve essere indimenticabile e anche per la città, per la società, per tutti quanti. D'altra parte penso che voi l'anno scorso foste partiti con siamo una buona squadra, ma vediamo, anche perché Sì, ce n'era una probabilmente imbattibile. la partenza era diversa perché già avevamo una squadra come il Monza che aveva fatto una squadra per un altro tipo di livello, però eravamo partiti e secondo me se non c'era questo Covid, secondi, terzi ce la potevamo fare perché poi stavamo bene. Il problema, la nostra forza è nata dai playoff, che abbiamo capito che noi eravamo una squadra e un blocco forte. Quindi quest'anno, anche quelli che arrivano, i ragazzi che arrivano, miglioreremo ulteriormente questa squadra, questa rosa e ce la giocheremo fino alla fine. Con tutta l'umiltà del mondo, perché non è mai facile andare a vincere nei campi dove sappiamo, però sappiamo che siamo una squadra forte, Non una è mai squadra, facile vincere un campionato, infatti, insomma, però qualsiasi cosa. dobbiamo farcela e dobbiamo mettercela tutta. Per il portiere vale un po' il discorso fatto per una collega. A Catania hanno parlato molto bene di te, si è rivolto più a Catania e anche tu hai qualcosa da farti, cioè, un po' di rabbia per una B sfumata un paio di volte. Sì, diciamo intanto arrivo con tanto entusiasmo. Fa piacere aver lasciato un ricordo bello ovunque io abbia giocato. Quest'anno sì, sicuramente la B l'ho sfiorata parecchie volte. Quest'anno è un anno fondamentale, uno spartiacque della mia carriera molto importante. Ecco, voglio che sia positivo, ecco. Mario Marchioni, Alessandro Magazine, proprio mi rivolgo a te. Io ho visto gli highlight delle tue straordinarie prestazioni, ma sei veramente un paragone, quello che vi ho visto, sì. Ma diciamo sì, no, L'ipnotizzi prima. diciamo ne ho parati parecchi, a parte Catania che non solo uno ne parà in semifinale playoff. Pistoia, tra. A Pistoia sì, a Pistoia anche lì ne ho parati due. Però sì, ecco, al di là di quello, sì, che i rigori, certo, quando capitano, Hai certo. bisogno di una difesa forte per essere più tranquillo, eh? No, dico al di là di quello dei Sì. rigori, però comunque i rigori sono, diciamo, un qualcosa in più, ecco. Poi l'importante è avere un rendimento costante, alto, Certo. per tutto l'anno, ecco, quello che voglio avere. Quanto sei alto? 1,89. Perché ho visto appunto anche un po' di ragazzo Sì. l'anno scorso qui con la Pistoiese, No, non ricordo infatti cosa. nell'emozione. Però vai giù anche molto rapido, nel senso, mi sembra che magari anche più alto. Hai un, cioè,
vai giù molto bene palla, sulla palla a terra. Vabbè, grazie, poi lo vedremo. No, la sensazione che ho dato guardando. Ha molta reattività, che era un giocatore per tutto, era un 90, non altissimo. Sì, diciamo mi reputo abbastanza agile. Dove ti consideri fortissimo e dove magari un po' carente? Non lo dice. Migliorabile, no? Vabbè, migliorabile su tutto, dai. Migliorabile su tutto, sicuramente. Lavorerò. Non volevo insinuare la carenza della tua forza. Lavorerò per limare i miei difetti quest'anno. Però dove la specialità, per dire, le uscite, parate alte, parate basse? Ma diciamo magari, ecco, nelle situazioni di uno contro uno mi ti esalti, un portiere forte. Sono avversario con la palla al piede, fa fatica a andare via, non sei uno che va per terra subito. Poi dipende sempre dalla situazione, però ci sono finora sì. Sono Mauro Bavasse di Museo Grigio, noi ci eravamo sentiti per un'intervista come tanti altri e si parlava del fatto che erano mesi che ovviamente c'era questa inattività. Come hai ripreso? Come ti sei ritrovato dopo tanto tempo? Ma adesso sto gestendo un po', che dopo tanto tempo fermo sto gestendo un po' il lavoro, ecco, non partendo subito forte, per cui piano, poco a poco, ecco, senza forzare, cercherò di trovare la condizione migliore. Ma è possibile che il ruolo del portiere sia stato forse quello più penalizzato? Proprio nei playoff, il caso anche nostro, proprio sulla reattività negli interventi. Ma sicuramente c'è stato una... Con questa pausa. Sì, sicuramente non è stata una cosa positiva. Ecco, anche la lettura sui palloni, quello, a differenza magari degli uomini di movimento, quello influisce di più sui portieri. Ecco. Però ecco, tutto è recuperabile. Lorenzo, bentornato. Desiderabili, certo, per tua presenza, appunto, che ovviamente se finisce prima dando magari meno opportunità, sono anche una cosa che ci sia uno stimolo per te anche andare a rubare un po' spazio al tuo vicino di posto di adesso e collega di Romano. No, per me è un grosso onore essere tornato un'altra volta qua ed è un onore avere a fianco un portiere come Matteo, che nel senso non tocca farsi elogi, però un portiere che ha fatto molto nella sua carriera fino adesso, non può che essere, non posso che prendere spunto per migliorarmi e continuare a lavorare tutto l'anno. Una curiosità a tutti e due i portieri: perché ormai da tempo immemore non c'è più l'uomo sul palo nel calcio? È l'allenatore che lo decide o sono i portieri che non lo vogliono? Perché decidi? Ma vai, inizio. Ma no, sono secondo me questione tattiche che decidiamo. Questione tattiche? Tattiche. Che decidiamo insieme al mister in rifinitura quando proviamo le palle native. Questo poi c'è, cioè, chi può continuare a volere l'uomo sul palo, chi preferisce non averlo. Io credo questo poi. Sì, dipende come è abituato il mister. Anche io sinceramente ero partito mettendo l'uomo sul palo, poi negli ultimi, l'anno scorso non l'ho messo sul calcio d'angolo, non abbiamo preso gol, per cui diciamo poi dipende molto, ecco, dalla bravura dell'attaccante anche lì, che deve riuscire a intercettare questa palla sul primo palo, ecco. Per cui l'uomo sul palo non so se lo vedrete quest'anno. Mm-hmm. No, infatti. No, qualcuno lo mette ancora. Però. Sempre i due portieri, cosa pensate dell'uomo che si corica di schiena dietro la barriera quando la barriera salta? È una cosa utile o una cosa che si vede solo in televisione? Ma sì, secondo me è una cosa utile, poi dipende sempre dalle strategie che vuole organizzare. Esatto, sì. Dipende se si vuole avere un senso, perché c'è chi aspetta il salto della barriera per tirare ultimamente basso. Ultimamente la tirano molti, cioè qualcuno la tira sotto la barriera, per cui se la barriera salta e la palla passa sotto
dopo fai fatica anche andarla a parare. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Grazie. Grazie, grazie mille. Se volete fare delle foto... Io.